Lui e io, di Natalia Ginzburg. Lui ha sempre caldo, io ho sempre freddo. D'estate, quando è veramente caldo, non fa che lamentarsi del gran caldo che ha. Si sdegna se vede che mi infilo la sera un golf. Lui sa parlare bene alcune lingue, io non ne parlo bene nessuna. Lui riesce a parlare, in qualche suo modo, anche le lingue che non sa. Lui ha un grande senso dell'orientamento, io nessuno. Nelle città straniere, dopo un giorno, lui si muove leggero come una farfalla. Io mi sperdo nella mia propria città. Devo chiedere indicazioni per ritornare alla mia propria casa. Lui odia chiedere indicazioni. Quando andiamo per città sconosciute, in automobile, non vuole che chiediamo indicazioni e mi ordina di guardare la pianta topografica. Io non so guardare le piante topografiche. Mi imbroglio su quei cerchiolini rossi e si arrabbia. Lui ama il teatro, la pittura e la musica, soprattutto la musica. Io non capisco niente di musica. Mi importa molto poco della pittura e mi annoio a teatro. Amo e capisco una cosa sola al mondo, ed è la poesia. Lui ama i musei e io ci vado con sforzo, con uno spiacevole senso di dovere e fatica. Lui ama le biblioteche e io le odio. Lui ama i viaggi, le città straniere e sconosciute, i ristoranti. Io resterei sempre a casa. Non mi muoverei mai. A lui piacciono le tagliatelle, l'abbacchio, le ciliegie, il vino rosso. A me piace il minestrone, il pancotto, la frittata, gli erbaggi. Suole dirmi che non capisco niente nelle cose da mangiare e che sono come certi robusti fratacchioni che divorano zuppe di erbe nell'ombra dei loro conventi. E lui è un raffinato, dal palato sensibile. Al ristorante si informa a lungo sui vini. Se ne fa portare due o tre bottiglie, le osserva e riflette, carezzandosi la barba pian piano. Per me, ogni attività è sommamente difficile, faticosa e incerta. Sono molto pigra e ho un'assoluta necessità di oziare lunghe ore sdraiata sui divani. Lui non sta mai in ozio, fa sempre qualcosa, scrive a macchina velocissimo, con la radio accesa. Quando va a riposare il pomeriggio, ha con sé delle bozze da correggere o un libro pieno di note. Vuole, nella stessa giornata, che andiamo al cinematografo, poi a un ricevimento, poi a teatro. Riesce a fare, e anche a farmi fare, nella stessa giornata, un mondo di cose diverse, a incontrarsi con persone più disparate. E se io sono sola e tento di fare come lui, non approdo a nulla, perché là, dove intendevo trattenermi mezz'ora, resto bloccata tutto il pomeriggio, o perché mi sperdo e non trovo le strade, o perché la persona più noiosa e che meno desideravo vedere mi trascina con sé nel luogo dove meno desideravo di andare. Se gli racconto come si è svolto un mio pomeriggio, lo trovo un pomeriggio tutto sbagliato e si diverte, mi canzona e si arrabbia e dice che io, senza di lui, non son buona a niente. Lui sa comprare in grande quantità bicarbonato e aspirina. È qualche volta malato di suoi misteriosi malesseri. Non sa spiegare che cosa si sente. Se ne sta a letto per un giorno, tutto ravviluppato nelle lenzuola. Non si vede che la sua barba e la punta del suo naso rosso. Prende allora bicarbonato e aspirina, in dosi da cavallo, e dice che io non lo posso capire, perché io sto sempre bene. Sono come quei fratacchioni robusti che si espongono senza pericolo al vento e alle intemperie. E lui invece, fine e delicato, sofferente di malattie misteriose. Poi la sera è guarito e va in cucina a cuocersi le tagliatelle. Era, da ragazzo, bello, magro, esile. Non aveva allora la barba, ma lunghi e morbidi baffi. E rassomigliava all'attore Robert Donat. Era così quasi 20 anni fa, quando l'ho conosciuto. E portava, ricordo, certi camiciotti scozzesi di flanella, eleganti. Mi ha accompagnata, ricordo, una sera, alla pensione dove allora abitavo. Abbiamo camminato insieme per Via Nazionale. Io mi sentivo già molto vecchia, carica di esperienze ed errori, e lui mi sembrava un ragazzo lontano da me 1000 secoli. Cosa ci siamo detti quella sera per Via Nazionale non lo so ricordare, niente di importante suppongo. Era lontana da me 1000 secoli l'idea che dovessimo diventare un giorno marito e moglie. Se gli ricordo quell'antica nostra passeggiata per Via Nazionale, dice di ricordare, ma io so che mente e non ricorda nulla. E io a volte mi chiedo se eravamo noi,
quelle due persone, quasi 20 anni fa per via nazionale. Due persone che hanno conversato così gentilmente, urbanamente, nel sole che tramontava, che hanno parlato forse un po' di tutto e di nulla. Due amabili conversatori, due giovani intellettuali a passeggio, così giovani, così educati, così distratti, così disposti a dare l'uno dell'altra un giudizio distrattamente benevolo, così disposti a congedarsi l'uno dall'altra per sempre, quel tramonto, a quell'angolo di strada.